Cruciverba, un'attenta lettura quotidiana della stampa per aggiornarsi sulla cronaca savonese della Val Bormida. Così iniziano le giornate di Angela Verdesio, la ragazza centenaria che ha festeggiato ad Arnasco, paese che più ne ha condiviso la storia, un lungo secolo di vita. Nata ai bagliori della Prima Guerra Mondiale a Murialdo, il 16 dicembre 1914, Angela nel lontano 47 si trasferì definitivamente ad Arnasco, dove si sposò Giulietto Badoino, lavorando prima come raccoglitrice di olive e come amata cuoca la scuola per ben 25 anni. Adesso non mi lamento, ho la mia bella pensione, ho tutto, non mi lamento, ma bisogna farla come la formica, non come la cicala. La cicala canta ma con la pancia vuota, io la formica mangio, ho mangiato, essere forti, avere tanto coraggio, non aver paura. Io ho visto le guerre, io ero a lavorare nello stabilimento di Cingio, nell'Agna, e tutti i giorni passava l'apparecchio per bombardare la fabbrica, perché si faceva le munizioni. Non ho mai avuto paura, anzi, aiutavo gli operai ad andare via. È l'unione dei dei che fa la forza, essere uniti, avere una lira. E mezza per uno, mangiarsi una partita di polenta, mezza per uno e parlarsi per un sorriso. Ma quando si mangia i ravioli, uno si guarda di qua, uno si guarda di là. Questa è mia mamma. Non è una vita, è un tormento. Parole semplici che rivelano la grande saggezza maturata da Angela, ricca di tanto amore e di un intramontabile sorriso. La vita è un gioco, bisogna giocarsela bene per vincere, se no si perde. E lei senza dubbio ha vinto, conquistando i tantissimi accorsi per omaggiare la sua veneranda età, raggiunta in piena forma fisica e mentale. A raccontarne gli antichi ricordi nella moderna e festosa realtà, un album multimediale corredato da una testimonianza filmata, curata da Tommy Marinelli di Mediagol, che ha ripercorso passo passo in una pubblica proiezione di piazza il secolo vissuto da Angela. Un'emozione condivisa da parenti e amici insieme per celebrare il fantastico centesimo compleanno di Angela, cui Luciano Galizia, presidente della cooperativa olivicola, organizzatrice dei festeggiamenti, ha voluto dedicare una prestigiosa targa in legno con menzione sull'albero raffigurato presso la sede di Arnasco per quanti hanno divulgato e valorizzato il nome del paese. In 100 anni non ho mai visto una festa così bella, così ha commentato Angela soffiando sulle 100 candeline della grande torre. Sono giù, chi la gioca bene può dargli, chi la gioca male bene, la vita è un giù. Non fa il passo più lungo che la gamba, fa il passo come hai la gamba.